Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in campionato. Negli anni della precedente consigliatura, insieme ai consiglieri De Vito, Raggi e Stefano, abbiamo a lungo studiato i conti del comune, abbiamo a lungo approfondito la questione degli sprechi, una lezione molto importante, un percorso molto importante, poi applicato nel corso di questo primo anno di consigliatura. E dopo un anno possiamo affermare che da una parte Roma taglia gli sprechi, dall'altra sicuramente in Campidoglio è cambiata la musica. Ed è cambiata perché abbiamo su più fronti ridotto drasticamente molti sprechi. In alcuni casi siamo intervenuti sulle aziende, in altri casi le abbiamo chiuse le aziende. Così come avevamo già detto e richiesto fortemente a partire dal 2013. Ci sono stati degli importanti tagli, importanti risparmi, poi ancora, ci si sembra stata delle importanti economie, anche negli atti approvati recentemente dalla Giunta, di quale ci parla brevemente l'assessore, dei tagli dei costi della politica, quanto riguarda la Giunta, e un egregio lavoro svolto dall'Assemblea Capitolina in termini di fortissima riduzione, quindi prima un'aggressione con la riduzione degli sprechi dell'Assemblea Capitolina. Quindi un plauso da parte nostra sicuramente ai nostri consiglieri, ai consiglieri dell'Assemblea Capitolina, agli uffici di presidenza e al presidente Marcello De Vito, al quale lascio la parola e che ringrazio. Grazie Daniele, buonasera, benvenuti a tutti. Effettivamente mi ricollego alle parole di Daniele, se abbiamo scelto questa presentazione con questa presentazione non è casuale perché abbiamo precedente consigliatura. Daniele è presidente della commissione di revisione della spesa, io ero commissione di bilancio, Andrea Manzillo era il nostro referente del tavolo bilancio e spesso ci trovavamo a guardare alcune cifre, spesso poi le cifre che era fuori Daniele della commissione di revisione della spesa. E dicevamo non è possibile che alcune prestazioni, che alcuni servizi costino in questa maniera, in effetti non era possibile. Per cui appena entrati abbiamo voluto dare da subito un segno di discontinuità, avviando settore per settore, come giustamente diceva Daniele, io per quanto riguarda il banco, come l'ufficio della Santa Vittorina, Andrea, per quanto riguarda molti altri settori, penso al patrimonio, penso alle società partecipate, settori con cui il bilancio del Comune di Roma è andato negli anni purtroppo fuori controllo, abbiamo voluto dare appunto un forte esempio di discontinuità, andare a tagliare i costi sprechi, i costi utili e improduttivi, per recuperare le somme che sono necessarie per riportare nel giusto alveo il bilancio del Comune di Roma e al tempo stesso per erogare i servizi ai cittadini a costi che sono appropriati, per cui appena entrato ho voluto dare questo nuovo indirizzo che è iniziato il 26 luglio 2016 con il primo ufficio di presidenza, anzi il 25 luglio 2016, devo dire che mi sono trovato anche molto bene con gli uffici del segretariato della Santa Catolina, il dottor Angelo Beato, con cui c'è stato subito veramente intesa su questo e su cui abbiamo lavorato davvero in questi mesi molto bene. Ed oggi andiamo a raccogliere dei risultati, perché poi è chiaro, capisco che ci sono tante aspettative, capisco che soprattutto su questa amministrazione abbiamo tantissime aspettative, ma poi i risultati si raccolgono nel tempo. Oggi andiamo a presentare dei risultati, andiamo a rappresentare dei forti, una forte riduzione di sprechi, e quelle cifre che vedete lì hanno una qualità o una caratteristica. Non sono cifre contestabili, sono cifre a consuntivo, non sono previsioni di bilancio, sono i soldi che ha speso la Santa Catolina, sono dei risparmi che sono già andati per servizi ai cittadini, per migliorare i servizi. Ad esempio una parte di quelle somme che voi vedete lì, ne parleremo in questa discussione, che lo dico anche con un certo orgoglio perché è un tema che ho seguito, sono andate all'assunzione dei concorsisti. Quindi i giovani vincitori di concorso non riuscivano ad essere assunti, sono
stati assunti con la parte di quei soldi, ed oggi loro lavorano e al tempo stesso l'assemblea cittadina, che è stata degli uffici del Comune di Roma, che vari dipartimenti hanno più personale a disposizione. La seconda è la segna delle varie cifre, quindi le varie voci di quegli importi, ricordando appunto che nel primo anno le mani avevano avuto una spesa di 6.900.000 euro, nel primo anno di Marinoci 4.071.000 euro, nel primo anno dell'amministrazione del Movimento 5 Stelle 1.101.000 euro. In realtà quei risparmi saranno ulteriori rispetto a questi. Io ho voluto dettagliare queste le varie voci conclusivamente, ma avremo anche gli altri, ad esempio le auto blu, che hanno tagliato le cosiddette auto blu, non le troverete in questa tabella, ne parlerò conclusivamente. Partendo appunto dalle prime tre voci, quindi spese del comando per l'ufficio di presidenza, spese dei gruppi cartolini per acquisto di beni di consumo, prestazioni e servizi, spese delle commissioni cartolini per acquisto di beni di consumo e per prestazioni e servizi. Passando alla prima voce, vedete che si spese nel primo anno di Marino 334.000 euro, nel primo anno Marino 47.100 euro, in realtà nel secondo anno Marino non troverete lì, si spese 85.000 euro, nel primo anno della nostra amministrazione 6.600 euro. Come abbiamo fatto questo quindi per quanto riguarda le prime tre voci, quindi anche le spese dei gruppi cartolini e le spese delle commissioni, soprattutto grazie al lavoro dell'Assemblea Cattolina e grazie però al dottor Angelo Gardi, abbiamo fatto tramite una centralizzazione degli acquisti, quindi centralizzando gli acquisti, razionalizzando, procedendo ad acquisti tramite la centrale unica degli acquisti, piuttosto che come si faceva prima, per cui diciamo un gruppo di commissione era un centro di spesa, aveva il proprio agente contabile. Oggi le commissioni non hanno più un proprio agente contabile, hanno dei subagenti contabili che fanno riferimento all'unico agente contabile dell'assemblea di questo. In questo modo, piuttosto che procedere a tanti ordini, si procede ad un ordine, riducendo fortemente i costi. Andate a vedere i costi dei gruppi, la seconda voce, 224.000 euro il primo anno Marino, 237.000 euro il primo anno Marino, 237.000 euro il primo anno Marino, 92.000 euro nel primo anno di amministrazione del Movimento 5 Stelle. Io lo ricordo, Daniele lo ricorderà, che nella precedente consigliatura aveva un budget come gruppo del Movimento 5 Stelle di 12.000 euro a semestre. Noi vediamo che ogni semestre spendevamo 2.500-3.000, a parte il primo, che abbiamo poi aggirato, forse 4.000 euro, dovevamo fare un po' più di approvvigionamento di altra. Quindi vediamo che noi sui secondi gruppi spendevamo molto meno, per quel che entrate abbiamo operato una forte riduzione dei fondi dei gruppi, tanto per quanto riguarda questo beni di consumo, tanto per prestazioni di servizi. Questo è il risultato. Stesso discorso per la terza voce. Spese delle commissioni passano da 125.000 primo anno di Marino, 110.000 primo anno Marino, 42.000 primo anno Marino. Questo per il motivo che vi dicevo prima, per far dire che sono stati ridotti, questo sulla base di un'indicazione della Corte dei Conti, che ha detto, che ci ha detto di ridurre gli agenti contabili, sono stati appunto ridotti gli agenti contabili, oggi ne abbiamo solo uno per tutte le commissioni, quindi le commissioni non sono più sicuramente un centro di costo come è morto. Passando alla voce successiva, spese per contratti di consulenza, per prestazioni di operativi esterne, per progetti per contratti con Zerma. Passano al primo anno di Alemanno 43.000 euro, primo anno Marino 426.000 euro, primo anno dell'amministrazione Raggi 0. Abbiamo annullato le consulenze. Questo non vuol dire, mi ricordo anche ad alcuni articoli che erano usciti in occasione della presentazione del bilancio previsionale, non vuol dire che saranno sempre zero. Ricordo che alcuni articoli sostanzialmente evidenziavano che un bilancio previsionale fossero 300.000 euro per le consulenze. In realtà non erano quelle, erano 600, erano 300. Abbiamo comunque preferito per questo anno spendere zero, in attesa di definire le modalità in cui l'assemblea cittadina possa fare consulenze. Ad esempio non si possono fare consulenze per la nominazione dei gruppi, come si era fatto in passato.
non è comunicazione che si possa fare. Ad esempio, a me piacerebbe molto, con molti altri consiglieri, penso alla consigliera Ficardi, di introdurre nella diretta dell'assemblea capitolina l'interprete dei segni presentissimi, no? L'interprete di linguaggio visto è una cosa molto bella, in quel caso valuteremo appunto, procedendo con regolare affidamento, se dovesse essere per questo tipo di prestazione. Veniamo alla luce di qualcosa. Alle spese per iniziative e manifestazioni culturali della presidenza dell'assemblea capitolina, va a dire per gli eventi istituzionali. Su questo Daniele lo ricorderà, l'abbiamo già visto nella precedente consigliatura, abbiamo fatto numerosi accessi agli atti. Su questi eventi istituzionali avevano ben poco. Nel primo anno dell'era Alemanno si spesero 3.500.000 euro, ma in realtà si arrivò anche oltre nel 2011, quando per organizzare cosiddetti eventi istituzionali, di natura istituzionale, si spese la somma di 6 milioni e 3. Questo che vedete nel dettaglio è l'elenco dei beneficiari di quelle somme, ma in realtà non è tutto, perché c'è anche questo ed anche questo. 167 eventi in un unico anno, in cui si passava dai tornei di calcetto ai tornei di salsa e merengue, alle gare di aula. Eventi istituzionali veramente avevano ben poco. Si passa dai 309.000 euro del primo anno marino a 534.000 euro del secondo anno marino. Anche su questo l'amministrazione del Movimento 5 Stelle, come potete vedere, la spesa è zero. Perché abbiamo ritenuto opportuno veramente dare un taglio a questa modalità di spesa di soldi pubblici, anche perché se si fanno eventi legati manifestazioni sportive, presumibilmente dovrebbe essere l'assessore allo sport, all'organizzazione di questi eventi, non l'assemblea capitolina, perché le modalità e le finalità di questo tipo di manifestazioni sono ben chiare e abbiamo voluto veramente darci un taglio e un segno di discontinuità. Chiaramente anche su questo stiamo lavorando con il direttore Gardi per affrontare un regolamento che definisca quali sono le caratteristiche di un'area istituzionale e quali ne sono le modalità di affidamento. Solo allora, nel caso, procederemo ad organizzare eventi che siano veramente di natura istituzionale. Per il momento la spesa è zero. Spese per manutenzione e riparazione passano da 56.000 a 2.400 euro. Sulle spese per le agenzie di stampa effettivamente siamo stati un po' sereni, prendiamo 51.000 euro circa, il nostro responsabile di funzione mi ha anche tirato un po' le orecchie, devo dire, non per questa. Però se andiamo a verificare, i consiglieri hanno, tutti i capigruppo hanno la lanza, hanno la lire, tutti i consiglieri hanno la Omnium. Probabilmente possiamo fare qualcosa di più, in ogni caso tutti i consiglieri hanno gli strumenti che servono per lavorare. Io veramente mi chiedo come potesse essere possibile che nel primo anno di Alemanno, rispetto ai 50.000 che abbiamo speso, comunque assicurando la comunicazione e l'informazione per tutti i consiglieri, si spendessero 613.000 euro, vale a dire 12 volte tanto, nel primo anno marino 268.000 euro e nel secondo anno marino 304.000 euro. Queste sono le spese effettive. Ancora ad essere mette, su quelle che abbiamo appunto annunciato all'inizio anno, nel famoso comunicato, il voucher per il parcheggio, permessi di accesso al ZTL, anche qua la spesa è stata dimezzata, si passa dai 75.000 dell'era di anno, 46.000 del primo anno marino, poi diventano 94.000 al secondo anno, a 38.900 dell'amministrazione Raggi. Altro discorso, spese per diretta radiofonica dell'assemblea capitolina, non c'era l'appalto nel primo anno di Alemanno, si passa dai 160.000 per l'appalto che era stato fatto nel periodo marino, anche qui abbiamo ridotto a zero per il semplice fatto che non
abbiamo l'assemblea di Torino in diretta streaming, in diretta su YouTube, quindi oltre all'audio c'è il video e non abbiamo spese. Sugli straordinari, il capitolo a parte abbiamo un po' ridotto per il semplice fatto che le voci che trovate, 1.100.000 animali, 1.300.000 con marino, in realtà gli straordinari fanno parte di un'unica voce di straordinari dei dipendenti di Torino che vale circa 15 milioni, quindi significa che sostanzialmente prima un quindicesimo di quella cifra era andato a appannaggio dei dipendenti del Comune di Roma che sono nello staff dei gruppi consigliari delle commissioni che sono circa 100-150 persone rispetto al totale dei 20.000 dipendenti del Comune di Roma era oggettivamente sbilanciato. Quindi abbiamo comunque un po' ridotto, passando da 1.100.000 il primo anno alle mani, 1.300.000 il primo anno marino, abbiamo sostanzialmente dimezzato a 623.000 euro, comunque garantendo al nostro personale, al personale che è a supporto dei gruppi capitolini, il giusto numero di ore di straordinario. Ultima cifra, cifra molto importante, quella dei comandi, vale a dire del personale che viene preso da altre amministrazioni a supporto dei gruppi, comandi che tuttavia non vengono pagati dall'amministrazione del governo ma dal Comune di Roma. Anche qui abbiamo un po' una situazione totale di libertà, il dottore Gerardi se lo ricorderà, sostanzialmente c'era abbastanza libertà di poter fare i comandi che si ritenevano opportuni, anche se siamo da una regola. Quindi siamo passati, abbiamo stabilito con l'ufficio di presidenza di fare un comando del gruppo massimo, anche per il gruppo del Movimento 5 Stelle, e un comando per uno dei componenti dell'ufficio di presidenza, sono 5. Questo significa 8 più 5, si può arrivare a un massimo di 13. Nella precedente struttura, comandi che abbiamo trovato erano 33. Quindi si passa da 716.000 il primo anno alle mani, 1.142.000 il primo anno alle mani, 242.000, circa il 25% del primo anno dell'amministrazione. Tutte queste voci che vedete, che vi ho accennato, che ripeto sono voci non di previsione, non sono ipotesi, sono voci reali, sono le voci spese, sono i soldi che sono veramente usciti dalle casse del Comune di Roma e che abbiamo risparmiato per i cittadini romani per seguirle in servizi ai cittadini. Compongono la cifra iniziale che vedete sostanzialmente, quindi si passa da circa 7 milioni del primo anno alle mani a 4 milioni del primo anno marino al 1.100.000 dell'amministrazione del Movimento 5 Stelle. Del Movimento 5 Stelle, scusate. E su questo vorrei aggiungere anche un altro punto, perché in realtà non è tutto. Come ricorderete, all'inizio consigliatura abbiamo ridotto le auto blu. Abbiamo eliminato, quindi 13 auto blu, 8 per i capi gruppo e 5 per i componenti dell'ufficio di presidenza, 13 auto, è semplicemente la verità, poi ci sono due navette a disposizione dei consiglieri che possono muoversi da un ufficio all'altro con queste due navette. E abbiamo tagliato anche le commissioni, in precedenza c'erano 7 commissioni speciali in più, un po' all'insegna del principio che l'acqua è una commissione non si nega a nessuno. È un principio che invece abbiamo potuto tagliare ed eliminare perché alcune commissioni erano oggettivamente inutili, mi riferisco per esempio alla commissione per le nuove povertà, alla commissione per la tutela dei consumatori, alla commissione di indagine sulla metrologia, alla commissione di indagine sull'ARAC, alla commissione della biglietteria, commissioni che oggettivamente non hanno riportato un risultato tangibile e concreto e che dal mio punto di vista sono fatte più che altro per fare contenti un po' tutti. A ciascuno prende in possessione la propria poltrona. Ora su questo non c'è un risparmio diretto, c'è un risparmio indiretto se pensiamo che ogni commissione capitolina, oltre alle varie dotazioni, agli strumenti di cui ha necessità, alla sede di discorrendo, ha come staff 5 persone, 5 dipendenti capitolini. Tagliare 7 commissioni per 5 dipendenti significa avere 35 dipendenti in più a disposizione dell'amministrazione capitolina che lavorano nei dipartimenti piuttosto che in staff di commissione. Se assumiamo che ogni dipendente costa circa 30.000 euro lordi, fare 35 per 30 significa aver risparmiato 1.050.000 in termini di forza lavoro e mantenere in capo all'amministrazione
piuttosto che stare al servizio di commissioni di dubbia utilità. Anche sull'Agenzia per la Qualità dei Servizi, che Andrea dirà a breve, anche qui sono stati apportati dei tagli che non troverete nella tabella, ma vi dico, passa come dotazione, è passata come dotazione da 1.400.000 nel periodo alemanno, ad 1.198.000 del primo anno marino, a 402.000 euro sulla mission e sulle intenzioni che abbiamo per questa agenzia, vi spiegherà più nel dettaglio la verità, però abbiamo comunque visto una serie di costi di prestazioni oggettivamente ordinabili, per cui siamo andati a tagliare, e però la scorsa settimana l'Assemblea di Torino ha approvato una delibera, una forma delibera, con cui ha ridotto i CDA dell'Agenzia per la Qualità, che controlla la qualità dei servizi, da un CDA a 3, che costava rispettivamente il 80% dello stipendio del sindaco per quanto attiene il presidente, il 70% per quanto attiene gli altri due componenti, ad un amministratore, considerato che è un'agenzia che ha un personale di circa 10 unità, per cui sembra una cosa più corretta e equilibrata, e percepirà il 58,3% dello stipendio del sindaco. Anche io, una volta presentata questa delibera, sono cercati evidentemente per ridurre questo 58 della soglia minima 50-40, fatto sta che oggi sono fatto per 20 anni questa agenzia è stata controllata in questo modo. Ultimo accenno sulla sede, perché anche su questa ne sono dette tante, la sede di Via dei Tritoni, che oggi costa, che non è del Comune di Roma, ma ci costa in termini di affitto 1.000.000 all'anno. Io ricordo anche quando, sicuramente ricorderete, quando venne staccata l'acqua, si disse anche che la Raggi non pagava le bollette, soltanto le manovre a carico del proprietario, non a carico dell'amministrazione capitolina, che pare già all'Audi, canone di donazione, e soprattutto questo è un contratto che questa amministrazione ha evitato, perché la gara risale a gennaio 2015, come molti di voi probabilmente sanno, sono stati anche accesi vari focus da parte delle autorità sulla modalità di affidamento, e il contratto inizia a maggio del 2015 ed è sostanzialmente blindato per 4 anni fino a maggio 2019, con possibilità per l'amministrazione di recepire solo un anno prima, anziché nei mesi canonici, quindi a partire da maggio 2018. Anche su questo, ti tengo a dirlo, c'è stata una mozione approvata la scorsa settimana, che ha firma della consigliera Di Marelli, che appunto impegna, passato un po' la sottotraccia, ma in realtà molto importante, perché impegna la Giunta a recepire da questo contratto a partire dalla prima scadenza utile, che è maggio 2018, in prospettiva di maggio 2019, e impegna a trovare, come giusto che sia, visto anche il patrimonio che ha il Comune di Roma, per i tutti, una sede presso un immobile del Comune, quindi sarà un altro risparmio di circa 1.200.000 euro che si porterà a casa in questa consigliatura. Direi che sono arrivato a conclusione di questo lungo elenco, ma veramente lo annuncio con soddisfazione. Dopo un anno di amministrazione, questa è la prova che i risultati, operando bene, amministrando bene, gestendo bene i soldi pubblici, comunque garantendo un servizio, perché tutti i gruppi, tutti i consiglieri possono dare tutto quello che gli serve per adempiere al loro mandato, di come si possono utilizzare bene i soldi dei cittadini, portando risparmi dell'ordine dell'85% rispetto al sindaco Alemanno e di oltre il 70% rispetto al sindaco Marino, utilizzando i soldi, come è giusto che sia, per dare servizi ai cittadini. Quindi Roma taglia gli sprechi e ne siamo fieri. Lascio la parola all'assessore Manzino, che verrà da dirne. Presidente dell'Assemblea Cattolina Luciano Lido, perché ha
organizzato questo momento così importante di trasparenza e soprattutto di rendicontazione, perché questa è la prima, il primo punto sul quale dobbiamo lavorare, cercare di raccontare quello che si fa, perché una delle cose che viene detta spesso quando poi chiaramente si fanno degli incontri è sempre quello di riuscire a dire tutto quello che si fa, perché vi assicuro che quello che abbiamo trovato qui in questa amministrazione è molto 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 di più di quello che potevamo immaginare, vi assicuro. E si comincia a prendere conti, è giusto fare i conti, perché chi non sa fare i conti forse è il caso che faccia altro, faccia il poeta ad esempio. Allora ringrazio molto Marcello, perché abbiamo lavorato insieme per tanti anni, abbiamo lavorato nel momento in cui stavamo, dico anch'io, ci stavo in posizione, perché su questi numeri ci abbiamo lavorato insieme a Daniele, la commissione esterna che lui era un esperto esterno che diciamo sosteneva questa attività qui con il tavolo bilancio, quindi la partecipazione, quando si parla di partecipazione tantissimi cittadini, molti sono qui presenti e hanno lavorato seriamente sul comune per cercare di trovare quelle economie che era possibile realizzare per l'amministrazione. Una delle domande che mi sono sempre fatta è: ma assessore, allora questo programma così di riduzione dei costi, di sprechi, che punto siamo? No. Ecco, penso che la risposta che ha dato il Presidente Marcello De Vito sia innanzitutto esaustiva, perché nel momento in cui si parla di costi della politica si parla di questo, si parla di quanto costano le strutture che assolvono al compito più importante, più democratico che c'è, che è quello di rappresentare tutti i cittadini. Perché ricordiamoci che nell'assemblea cittadina ci sono tutti i cittadini, tutti rappresentati. Poi ci sono anche quelli che hanno deciso magari per tanti motivi di non andare a votare, ma non per questo non sono rappresentati. Ecco, il lavoro che stiamo facendo è incredibile, quindi ringrazio ovviamente il Presidente, i consiglieri comunali, e per l'assessore al bilancio l'assemblea cittadina non è proprio l'ultimo, diciamo, dei problemi, nel senso che il lavoro che si è fatto con l'assemblea cittadina per altri assessori al bilancio era un problema, perché mi hanno raccontato, non so perché ha un po' di esperienza sulla vita d'aula, sapere che andavano, c'erano queste sedute fiume fino alle 5 di mattina, alle 6, in cui si fermava l'aula, c'erano discussioni tra Bucchetti e Fiorentini, la conduzione di Marcello De Vito e di tutti, anche i funzionari della segretaria Catolina e dell'ufficio segretaria Catolina sono stati eccezionali, non è successo nulla del genere, quello del genere. I consiglieri hanno lavorato, è vero, siamo venuti a darvi, ma sapete che cosa? Per approvare, per riconoscere i debiti fuori bilancio di Alemanno, di Gianzo Marino e di altri sindaci. Cioè questa amministrazione ha pagato gli straordinari per andare a riconoscere qualcosa e restituire dignità e normatività a tutte le aziende che avevano lavorato e che aspettavano un pagamento da anni. E su questo i nostri consiglieri hanno lavorato e ringrazio, perché la programmazione che abbiamo fatto è stata incredibile, non in questa direzione. Allora, ripeto, bilancio, patrimonio, due temi che sono appannaggio dell'assemblea. La giunta non c'entra niente. Se decido di destinare un mobile a qualcuno o a qualcosa, è l'assemblea che decide. Se decidiamo di arricchirci fuori, ci lo decide l'assemblea. Se decidiamo di fare una tassa, oppure non lo decide l'assemblea. Quindi queste sono le cose che contano e soprattutto contano per i lavori. E quindi l'assemblea conta. E l'assessore al bilancio, per sicuro, insieme a tutta la sua giunta e la sindaca, gli riservano uno spazio dedicato, soprattutto perché all'interno delle commissioni, che sono l'organismo attraverso il quale si manifesta la volontà politica dei singoli gruppi, sono costantemente seguite e presidiate dagli assessori, dagli staff, e c'è un continuo dialogo. Su questo, ripeto, i costi della politica vogliono dire anche questo, vogliono dire capacità di mettere delle condizioni in tutti i nostri delegati rappresentanti a portare la loro voce. Poi, in una logica democratica, ovviamente la maggioranza decide, ma la voce di tutti trova spazio, e questo lo fa all'interno della città e delle condizioni. Ecco, io volevo passare poi invece al tema invece più spicciolo, che sebbene sia abbastanza così quasi denaro, no? Se la voglia si fa soldi, no?
si parla soprattutto di risorse, non di soldi. Perché l'aspetto monetario è marginale, infatti stiamo lavorando, e qui presenta anche il consigliere Sturri, per esempio, su un lavoro importante di costruzione, ad esempio, di un circuito complementare alla moneta tradizionale. Quindi, oggi l'Assemblea Cretolina sul patrimonio che presenta il Presidente di Commissione si sta lavorando per mettere in circolo gli immobili, cioè per renderli vivi, per dare e restituire ai cittadini ma in forma attiva. Cioè oggi un immobile può diventare un luogo dove si accorgono persone, magari piccole start-up, che vogliono investire su piccole cose tecnologiche, che poi riutilizzano tutti. Ci sono delle esperienze, ad esempio, per chi li conosce, che sono senza fare nomi, io conosco dei ragazzi che hanno progettato da soli un luogo, grazie a qualche piccola sovvenzione, un sistema di gestione delle quote, ma ci sono mille di altre cose che si possono fare. Quindi, ripeto, anche il patrimonio è importante. Sulle società partecipate, ecco, l'abbiamo detto in tutte le salse, credo che Daniele già ha descritto Fiumi, ha fatto commissione comunque per parlare di questo, con i vari, non solo rappresentanti dell'amministrazione, che avevano competenza in merito alla responsabilità sulle società partecipate, quindi parliamo dei dipartimenti cliente. Però nello stesso momento abbiamo anche audito, e comunque lo continuiamo a fare, gli organi di governance, gli organi amministrativi, ecco, sulle società partecipate c'è stata una, l'abbiamo definito il bancomat della politica. Ecco, ricordiamoci che la politica è anche quello, assunzioni che non occorrono, posizioni di retribuzione che non sono meritate, premi esorbitanti. Anche quelli sono i costi della politica, non perché siano quei soggetti politici, ma perché è la politica che ha reso possibile tutto ciò. E su questo noi stiamo lavorando. E come stiamo lavorando? Beh, avete visto, abbiamo fatto una call pubblica, abbiamo chiesto proprio uno studio di trasparenza, nuove figure che potessero amministrare questa città attraverso le società partecipate. Quindi parliamo, ad esempio, della società civile. A questo ci impegniamo, con la società civile. Ed è stata chiamata, e io con orgoglio posso dire che veniamo a Roma, abbiamo scelto persone di grande valore che vengono proprio dalla società civile. L'amministratore delegato viene dal mondo della finanza, più bene non è nota da un bando da tempo. Volevo soltanto ricordare il ruolo che invece l'Assemblea Cretolina ha anche all'interno sia del presidio dell'organo di revisione, dell'organo economico e finanziario di revisione del comune, perché è proprio l'Assemblea Cretolina che si relaziona con i nostri revisori e si accerta di tutto il lavoro che facciamo noi, se è corretto. E quindi anche qui il presidio democratico è garantito anche attraverso un presidio, un super partner dell'Assemblea sui revisori che certificano e consentono dare un bollino di integrità e di omogeneità dei dati. Per quanto concerne invece l'ultimo aspetto che diceva proprio dei contratti di servizio, e diceva che ha fatto il Presidente, ha fatto Marcello sull'Agenzia della Qualità dei Servizi, ecco, per il controllo della qualità dei servizi in Italia. Questa agenzia ricade sempre tra la competenza del Sindaco di Torino, ma in realtà se ne parla poco. Perché se ne parla poco? Perché questa agenzia è formata da persone esperte, sono poche. E non parliamo della governance, che fortunatamente è stata, diciamo così, riportata all'unità. Parliamo di professionalità che danno un parere sui contratti di servizio e che ogni anno redigono una relazione sulla qualità dei servizi che sono stati erogati. Ecco, questa agenzia è sempre stata un pochettino distrattata. Finalmente, grazie alla presenza del Presidente, degli uffici, eccetera, stiamo restituendo questa agenzia il suo compito, cioè quello di dare i dati, quelli veri, no? Di come vanno avanti i servizi della città, ai cittadini, ma anche ai consiglieri, perché i consiglieri stessi hanno bisogno di qualche occhio in più per capire come funzionano le cose. Ecco, per esempio, come si sovrappinaccia, perché quello è il mio compito, sono presidiario l'equilibrio economico e finanziario dell'ente, quindi anche i rapporti non si va a partecipare in termini finanziari, perché sulla parte organizzativa sapete che c'è un altro assessore competente. Ebbene, sui contratti di servizio abbiamo istituito delle unità di controllo, delle unità di garanzia di controllo, nei quali è presente un membro dell'agenzia. E questo
questa è l'indipendenza vera, cioè vuol dire che l'assemblea piccolina entra dentro il controllo dei contratti di servizio e soprattutto delle società partecipate. Questa funzione che assolve a questo punto l'assemblea piccolina è completa a 360 gradi, perché non solo indaga e certifica tutti i bilanci delle quelli che presentiamo noi in assemblea, ma nello stesso momento ha la possibilità di verificare, ricordiamoci, tagliare su tutti i bravi, manteniamo i servizi però e garantiamo la qualità dei servizi. E allora, a maggior ragione, è fondamentale il ruolo che svolge l'assemblea piccolina, perché attraverso questa agenzia può anche certificare se questi soldi sono spesi bene e oltretutto erano dei servizi efficacemente della cittadinanza. Quindi, a maggior ragione, ripeto, penso che molto avremo da raccogliere da quello che uscirà fuori dai lavori della Santa Caterina e soprattutto da queste iniziative che vengono portate avanti dal Presidente e dagli uffici, che potranno soltanto che dare giovamento alla città e soprattutto per la trasparenza che tanto abbiamo decantato. Vorremmo che facesse qualcosa di più, quindi anche
una verifica dei contratti di servizio per il corretto e puntuale adempimento dei contratti di servizio. Quindi più che una verifica della soddisfazione degli utenti, magari commissionando dei sondaggi o delle ricerche, vorremmo che si facesse appunto qualcosa di più sotto il profilo della verifica, tanto dei contratti di servizio quanto del puntuale adempimento delle società ai contratti di servizio. Sui segnalisti sì, ci sono molti consiglieri, scusate sul linguaggio, sull'interprete per il linguaggio misto, ci sono molti consiglieri su questo tema, in particolare la consigliera Ficcanti, oggi ha qui una bozza di mozione su questo tema che ci sta molto a cuore, ora vedremo se portarlo in aula, se sarà sufficiente, lo so, dobbiamo verificare. È un atto dell'ufficio di presidenza. Poi speriamo di riuscire a cavarci da quelle risorse interne dell'amministrazione capitolina, oppure vedremo se potremo fare una di queste consulenze. Però sarà una consulenza vera, diciamo così. Gli eventi, se il caso che va a fare, saranno eventi istituzionali. E da ultimo, come investire su questo? Vi risponderà l'assessore Mazzetto, posso però dirvi che una parte di questi risparmi, come avevo già anticipato, è stata destinata al fondo per le assunzioni. Quindi abbiamo tagliato costi della politica, abbiamo tagliato sprechi, abbiamo aggiunto giovani vincitori di concorsi che avevano piena legittimazione e aspettativa di essere assunti e anche non erano assunti, che oggi sono una risorsa in più per il comune. Prego. Allora sì, mi piace molto la domanda anche del moderatore perché ci aiuta anche a chiarire tante cose. Come diceva il presidente Di Vito, in effetti nel momento in cui la società che deve fare il controllo si limita a fare quello che fanno altri soggetti, cioè rilevare il piacere, il gradimento di alcuni servizi, secondo me stiamo sbagliando il nostro lavoro, perché quello già ci sono soggetti che lo fanno. Probabilmente bisogna entrare in un'altra logica. Io vi dicevo che l'agenzia della qualità rilascia un parere sul contratto di servizio. E allora il discorso è: come faccio a liberare un contratto se non capisco effettivamente se quel contratto assolve effettivamente il ruolo che avevo individuato? Quindi il concetto è che quel contratto.